Bondi, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E soprattutto benvenuti a Milano. Siamo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, il più importante appuntamento italiano del settore, sicuramente uno dei più importanti a livello mondiale. Una borsa che è in qualche modo rinata dopo un periodo legato ovviamente alle crisi economiche. Sono tre giorni molto importanti in cui praticamente, come al solito, come accade in questa occasione, si può fare praticamente il giro del mondo, cioè non solo in Italia ma praticamente in ogni angolo del pianeta. Pensate che in tre giornate, oggi è la prima, quella aperta al pubblico, sono presenti almeno 1300 espositori che rappresentano 100 destinazioni. 100 destinazioni che si danno ovviamente da fare per catturare quella fetta di turisti e di viaggiatori che ovviamente sono sempre più importanti dal punto di vista delle varie economie locali. E il turismo, il viaggio in se stesso a questo punto è supportato quasi esclusivamente dalla tecnologia. Cioè, per arrivare all'esperienza diretta sul territorio, l'uso estensivo del web ormai è assodato, ormai è praticamente un passaggio obbligato, ma si va ben oltre e quindi si arriva anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per tutta una serie di questioni, sia legate al business dei viaggi, sia per quanto riguarda le proposte da proporre agli stessi viaggiatori. È il caso ad esempio del convegno che si sta svolgendo alle nostre spalle e che riguarda la determinazione delle tariffe con l'utilizzo di programmi appositi e quindi non più derivati dalla semplice osservazione del mercato, ma da algoritmi molto molto più elaborati. E concludiamo questo nostro intervento dalla Borsa del Turismo di Milano, dal padiglione dedicato alle nazioni estere. Un padiglione dove vediamo affacciarsi nuove mete e paesi che potrebbero diventare davvero importanti sulla scena turistica internazionale. Mi riferisco alla Polonia, alla Slovacchia, all'Albania, alla Moldavia e anche a terre ancora più lontane come l'Etiopia, il Guatemala e la Tanzania. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Con questo è tutto dalla BIT, noi vi diamo appuntamento alla prossima occasione e intanto vi chiediamo di continuare a seguirci sia sul nostro sito di riferimento www.immediaboarding.it e su tutti i principali social network e in particolare sul nostro canale YouTube Immediaboarding. Quindi ciao a tutti e naturalmente buon viaggio!